niente, è stato in partenza, c'è stato un incendio. Ci fu una palla di fuoco che io ancora adesso che sto parlando mi rammento esattamente la scena. Parks passa, giunti, forse anche perché coperto dalla sagoma dell'auto che lo precede, punta lontano. Il 10 gennaio 1971 a Buenos Aires l'automobilismo perse uno dei suoi interpreti più brillanti, Ignazio Giunti, l'asso dell'Alfa Romeo con il turismo e i prototipi. In fondo agli occhi aveva qualcosa di triste. Due auto nel cuore, la GTA con cui fu soprannominato il Reuccio di Valle Lunga, preparata dal suo amico Franco Angelini, e la 33, una macchina insidiosa che seppe portare oltre il limite e che nel 68 gli regalò l'affermazione a livello internazionale. Giunti divenne la grande speranza della Ferrari in Formula 1, dove impressionò al debutto pur non avendo esperienza di monoposto. Arrivò quarto nel Gran Premio del Belgio sul difficile circuito di Spa. Spettacolare, aggressiva e acrobatica, fu un pilota dal talento innato fin dalle sue prime scorribande. Il nipote Vittorio Tusini Cottafabi ha dedicato un libro allo zio, dal quale ha ereditato la forte passione per i motori. Con la Rai torna sul circuito romano, al volante di una SZ che evoca ricordi familiari intensi. Per noi era una grande emozione che arrivasse lo zio pilota a prenderci con questa macchina da corsa vis-à-vis dei nostri compagni di scuola e di classe. Carattere temerario e orgoglioso, scarsa voglia di studiare, fascino sulle ragazze, Ignazio era così, un Gian Burrasca vivace, affabile e cortese. Il sorriso, il prendere per il C, mi prende in giro, classico da romano, hai capito? Gli altri? Conquistò tutti con la sua simpatia, eccolo in un divertente siparietto nello studio della Domenica Sportiva con Lello Bersani, dopo la 1000 chilometri di Monza del 1970. Se lo metta, boh. La riproposizione di quel casco del tragico incidente di Buenos Aires oggi si trova a Collesano, sulle Madonie, in provincia di Palermo, nel museo della Targa Florio, di cui il pilota romano è stato grande protagonista. La particolarità di questo casco è questa M, disegnata con questa aquila sfuggita che ricorda l'iniziale del nome di una fidanzata di Ignazio Giunti, Mara Lovidio, che conobbe un'edizione della Targa Florio. Un'aquila che non sarebbe più tornata a casa da quelle terre lontane, che ci riporta alla mente un automobilismo che non esiste più, meraviglioso e terribile, epico e rischioso, in cui la paura doveva lasciare il posto al coraggio, il timore cedere il passo alla concentrazione, la preoccupazione per la pericolosità di una curva alla certezza di saperla affrontare.